Radio Nostalgia e Mudev presentano Ci sono sempre parole. Ben trovati con Ci sono sempre parole, il programma del Mudev, del Sistema Museale dell'Empolese Valdelsa, qua sulle frequenze di Radio Nostalgia. Vi ricordo che ci potete seguire anche sul canale YouTube di Radio Nostalgia e poi in seguito su tutti i social network del Mudev stesso. Il nostro festival si occupa, come ormai un po' sapete, di narrazione, di storie popolari e impopolari, e lo fa mettendo in scena direttamente i cittadini, in questo caso i cittadini dell'Empolese Valdelsa, che per un giorno diventano attori e raccontano la loro storia, la loro vita, la loro memoria, quello che vogliono, per il gusto, il piacere di condividerlo e per il gusto, il piacere di riconoscersi nelle storie degli altri. Questo è un po' il tema del festival, la capacità e la necessità forse oggi che abbiamo di riconoscerci anche nelle storie individuali degli altri per andare poi tutti assieme a costruire la storia collettiva. Ogni puntata noi abbiamo un ospite, tra poco vi presenterò l'ospite che abbiamo, che con grande piacere ha accettato il nostro invito, e a questo ospite abbiniamo in genere una parola. Oggi la parola che utilizziamo è quella di storie. E io introduco l'ospite leggendovi una strofa di una canzone dei Doors, Strange Days, che dice: i giorni strani ci hanno trovato, i giorni strani ci hanno scovato, stanno andando a distruggere le nostre gioie casuali. Noi dovremmo andare a giocare o a cercare una nuova città. Sulle strofe di Strange Days dei Doors, che sfuma gradualmente, introduco e presento con grande piacere qua con noi Fabio Genovesi. Ciao, buongiorno Fabio. Buongiorno a voi. Buongiorno, come state? Ciao. Tutto bene, intanto grazie davvero della tua partecipazione. Perché ho iniziato e ho introdotto Fabio con una strofa, una canzone dei Doors? Nell'ultimo libro di Fabio, Cadrò sognando di volare, sono tantissime i momenti evocativi che ha, però è un libro che ha di fatto una colonna sonora che principalmente è affidata ai Doors, e in particolare a due canzoni che ricorrono nel racconto, nel libro, due canzoni dei Doors, che sono una appunto Strange Days e l'altra è Riders in the Storm. Ed è una colonna sonora che accompagna un po' tutto il percorso del personaggio del libro, che si chiama Fabio, ha 24 anni, siamo nel 1998, il personaggio vive un momento particolare della sua vita, dovrebbe laurearsi in giurisprudenza, non ha ancora terminato gli studi, poi si scoprirà gradualmente cosa realmente ha fatto, non vuole fare il servizio militare, fa, forse come si diceva un tempo, l'obiettore di coscienza in un ospizio per preti sperso un po' nella campagna, e lì fa degli incontri, uno in particolare con Don Basagni, diventa un punto di riferimento importante per la storia e per la storia del personaggio. E poi via via la storia si sviluppa, come solo davvero Fabio Genovesi sa raccontare le storie, con momenti
di forte emozione, momenti di divertimento, ma fondamentalmente è un viaggio questo che fa Fabio, il personaggio del libro, all'interno di questo racconto. È un viaggio che lo porta a riflettere, a interrogarsi anche sulla sua vita, seppur in giovane età, però lo porta a interrogarsi, a decidere forse di fare delle scelte. Lo scoprirete nel libro. Io, per chi ci guarda su YouTube, ve lo faccio anche vedere, eccolo qua. Bene, Fabio Genovesi. Allora, è vero che c'è un po' questa colonna sonora che contraddistingue il libro, e soprattutto le due canzoni vengono citate in momenti chiaramente fondamentali, di snodo, no? Un po' della vita del personaggio. Le hai scelte perché ti piacciono i Doors o perché le trovavi particolarmente funzionali anche al racconto e al momento di svolta che queste canzoni rappresentano nell'arco del libro? Buongiorno innanzitutto, ciao a tutti, è un piacere per me. La musica per me è molto importante. Io l'ho sempre detto, scrivo, ma il mio sogno da ragazzino era suonare, era andare in giro cantando le mie canzoni. Mi sono accorto però che non avevo molto talento. Secondo me una grande dote delle persone è anche capire in cosa non hanno talento. Ci sono persone che si sforzano per una vita di ottenere qualcosa grazie a un talento che non hanno. E io non ce l'avevo, ho una grande passione per la musica, ma sono un favoloso ascoltatore. Ecco, diciamo, è quello il mio talento musicale, ascoltare e mi dà, è la mia droga, io senza musica non riesco a stare. E quando scrivo ascolto molta musica e inevitabilmente finisce anche nelle pagine. Io, non potendo registrare dischi, penso ai miei romanzi come dei dischi, il vecchio LP che io ancora ascolto e ora è tornato di moda, ma insomma ci sono stati anni in cui lo ascoltavamo in cinque. È per questo che ogni capitolo ha un titolo, perché sono come canzoni nella mia testa, sono tutte canzoni che vanno a formare un intero album che poi è il romanzo. C'è la canzone più triste, quella più... ogni capitolo è una canzone per me. E mentre racconto i personaggi, cerco di entrare nella loro testa e usare la loro voce, mi aiuta a ascoltare la musica che secondo me quel personaggio ama di più. E magari è la colonna sonora della sua vita, non della mia. Certo. Il che è anche un problema, perché a volte mi tocca ascoltare delle canzoni che io detesto, però che credo piacciono a quel personaggio. Quindi non lo so, certa musica italiana melodica che non amo tantissimo e non voglio fare nomi, ecco, diciamo, però Sanremo, ecco, diciamo, quel mondo lì, che con tutto il rispetto, ma è lontanissimo da me, mi tocca magari ascoltarlo per dei periodi perché scrivo quel personaggio. Perché il tuo personaggio in quel momento ama quel tipo di musica. Sì, assolutamente sì. E quindi cerco di scrivere il più veloce possibile quelle parti per poi non ascoltare più quelle cose, e invece in questo romanzo ho molto goduto da quel punto di vista, perché uno dei personaggi del romanzo è, anche se immaginario, Jim Morrison dei Doors, e quindi ci stava perfettamente dentro. E l'avevo scelto perché per me i Doors rappresentano, come forse nessun altro, quel gruppo che ascolti quando sei adolescente e ti dicono delle cose profondissime, importantissime, ma di ribellione, di anticonformismo, di coraggio, di scelte di vita folli, che poi ho voluto incoraggiare nel romanzo, e che crescendo noi dimentichiamo, diventiamo sempre più pavidi, sempre più precisi, sempre più calcolatori, e ci roviniamo piano piano la vita da soli. E allora, tanto che arriviamo a un punto in cui, se riascolti le canzoni dei Doors e ascolti Jim Morrison che diceva quelle cose che ti emozionavano da adolescente, oggi quasi ti vergogni, perché dici: mamma mia, come sono diventato diverso da quella cosa lì. E allora è un po' come un monito, come un fantasma che torna a ricordarti quel che volevi essere. Allora possiamo dire che in questo caso hai scelto col doppio registro: i Doors piacciono a te, ma diventano anche un riferimento del personaggio del tuo libro. Giustamente dicevi come Jim Morrison appare, c'è nel libro come personaggio fantastico, ma direi come uno dei punti di riferimento del protagonista stesso, con cui il protagonista dialoga, parla, o meglio, ne ascolta un po' le suggestioni e i consigli. Oltre alla musica, in questo libro c'è evidentemente un altro parallelismo fondamentale, su cui si snoda poi tutto il romanzo, che io dico
l'epica e l'epopea del ciclismo attraverso uno dei grandi personaggi del ciclismo, che è Marco Pantani. Il libro appunto si svolge nel 1998 e ci sono, come dire, c'è il momento più alto, anche più drammatico, ma più alto della carriera di Marco Pantani. Ecco, tra l'altro Fabio Genovesi è stato commentatore del Giro d'Italia, del Tour de France, è un grande appassionato. Ecco, ma è una passione questa del ciclismo che nasce, come nel mio caso, io guardavo da ragazzino, da bimbo, mia mamma era un'appassionata del Giro d'Italia, io stavo in casa con mia mamma e guardavo il Giro d'Italia e mi appassionai all'epoca, eravamo nella fase del dualismo Saronni-Mosera ed io ero per Mosera. E da lì è nata, come dire, una passione, quando posso lo continuo a guardare. Però tu ti sei appassionato per un motivo così sentimentale, familiare, o perché comunque il ciclismo è veramente forse uno degli sport più belli da raccontare, che sta veramente dentro il racconto popolare di uno stato come il nostro? Le imprese sono imprese di coraggio, epiche, e quindi non solo si prestano al racconto, ma hanno tutta la suggestione, no, del coraggio e della forza. Ecco, ciclismo per te, perché dentro questo libro? È una mia grande passione. E, fin da bambino sono nato in una famiglia, sono stato fortunato, sono nato in una famiglia dove, con tutto il rispetto, nessuno guardava il calcio e si guardava il ciclismo, e lo ciclismo era lo sport. Mio nonno diceva: il calcio è un gioco, il ciclismo è uno sport. Io sono cresciuto così e devo dire, è bello, e mi piace questa cosa che ho fatto prima per il Corriere della Sera, di raccontarlo per scritto. E adesso per la RAI a commentare le tappe durante le dirette in TV, e è bello perché, oltre a essere un godimento per me come appassionato, è come stare a ogni arrivo del Giro d'Italia a fare la telecronaca, è come per un appassionato di calcio stare in panchina ai mondiali, insomma, praticamente, certo. Quindi me la godo, ma in più, come dicevi, è veramente uno sport nato per essere raccontato. Nel senso che tanti altri sport si svolgono e ti portano nelle periferie delle grandi città, nei palazzetti dello sport chiusi di qualche posto nel mondo. Il ciclismo ti porta per le strade vere, che facciamo noi tutti i giorni, incontra la storia vera, può succedere di tutto. Paolo Bettini, un campione, grande campione toscano, è stato una volta al Giro di Malesia morso da una scimmia, perché c'erano le scimmie. Zabel, un altro velocista tedesco, è stato preso in pieno da un cavallo che attraversava la strada. Può succedere di tutto, puoi forare la bicicletta come la fora mia mamma quando va a fare la spesa all'alimentari, e il tifoso può darti una mano, tenerti la bicicletta mentre provi a risalire. Io volevo raccontare in questo romanzo non il ciclismo, né Pantani come ciclista. Non volevo fosse un romanzo sul ciclismo che appassionasse gli appassionati di ciclismo, ma che parlasse a tutti. A me piace prendere argomenti che possono sembrare molto specifici e parlare però a tutti, e far innamorare, non di quella cosa, ma della vita in generale, le persone, perché secondo me tutto è in tutto. Quindi uno dire non mi piace un romanzo perché c'è il ciclismo è come dire non mi piace Parigi perché non mi piace la baguette. Dici, ma a Parigi, grazie a Dio, c'è molto di più che la baguette. Se tu solo vai a Parigi a prendere una baguette, la prendi in mano e scopri un mondo intorno. A me quello piace, portare le persone in mondi che non conoscono e fargli vedere che c'è la stessa vita intensa, appassionata, che vogliono, che sognano, che cercano. Ho cercato di farlo in questo libro, raccontando anche appunto l'epopea gloriosa di Pantani di quell'anno, perché Fabio va a fare l'obiezione di coscienza in questo posto dove non c'è nessuno, se non questo vecchio prete bizzosissimo che non gli dà confidenza, non hanno niente in comune, se non la passione per le bici, per il Giro d'Italia che c'è in quel momento, è il 98 e c'è Pantani che vinci tu. E infatti è la passione che accomuna un po' i due personaggi e che sì, fa vivere loro questa passione per la vita. In effetti non è assolutamente un libro sul ciclismo, non è nemmeno un ritratto del campione Pantani. Forse tratteggia in alcune parti più l'uomo Pantani, con tutte le caratteristiche che un uomo può avere, e con quelle straordinarie del campione, quindi questa forza, questo coraggio. E
le stesse caratteristiche in qualche modo che poi Pantani mette sulla bicicletta sono quelle che prova ad usare il protagonista del libro per affrontare una fase particolare della sua vita, e poi capirete leggendo il libro come e perché. Fabio Genovesi è anche, come sappiamo, oltre ad essere uno straordinario e importante scrittore, ha fatto anche un monologo ai Canti della TV Rotta, dove raccoglie e ha raccolto molti dei racconti, alcuni episodi sono anche nei suoi libri, però lì li racconta proprio lui con la capacità che ha di non solo di affabulare ma di farci vivere un mondo partendo da situazioni particolari che sono quelle prevalentemente legate alla sua famiglia. E allora vorrei chiedere a Fabio, io l'ho ascoltato altre volte, raccontare intanto la genesi del nome di suo nonno, che non dico perché è interessante capire qual è stato la genesi che ha portato a un nome così particolare. Sì, a me piace appunto raccontare i Canti della TV Rotta, è un monologo, a me piace costruirli, non troppo costruiti, cioè mentre poi vado sul palco lascio che la cosa vada anche verso l'improvvisazione, per cui ogni volta viene un po' diverso. E è incentrato sulle storie che poi erano quelle del romanzo, del penultimo romanzo, Il mare dove non si tocca, sì, e che è la storia poi della mia infanzia, in effetti una storia un po' rocambolesca, ma l'origine del nome di mio nonno è che il mio bisnonno e la mia bisnonna si chiamavano Arturo e Archilda, tutti e due con la A, e volevano che tutti i figli si chiamassero con la A. Una famiglia contadina, altri tempi, molti figli, hanno fatto 11 figli, tutti maschi, e quindi hanno cominciato con i nomi con la A, però i più normali sono finiti subito: Antonio, Alessandro, Alfredo. Siamo arrivati a Athos, Aramis, Arno, un omaggio credo al fiume nostro, la nostra regione, e l'ultimo era il mio nonno, che però la mia bisnonna Archilda voleva chiamare per forza Rolando. Non si sa perché, lo voleva chiamare per forza Rolando, non l'ha mai spiegato, è morta, sono morti tutti purtroppo i protagonisti di queste storie, senza dirlo. Io credo fosse il nome del suo amante, perché forse del vero padre di Rolando, non c'è altra spiegazione. Però il mio bisnonno Arturo diceva: no, bisogna che si chiami con la A, come tutti noi. No, Rolando, no, nome con la A, no, Rolando, nome con la A. Dopo 9 mesi l'hanno chiamato, giuro, A Rolando. Io credo, era il vero nome di mio nonno, era A Rolando. Io credo sia la definizione perfetta di genio. Il genio non è. Io tempo fa sono andato a vedere un birrificio e sono rimasto deluso, perché la birra non è geniale, è buona, però è molto complessa da fare. Il genio, secondo me, è la semplicità, qualcosa di la ruota. Per millenni non ci siamo arrivati alla ruota, poi di colpo eccola. Quella è genialità, una cosa a cui nessuno ha pensato e che era lì, era la soluzione di tutto. Si poteva dar retta alla bisnonna che voleva Rolando, il bisnonno voleva il nome con la A, e uno dei due avrebbe dovuto ingoiare questo boccone amaro e chiamare per tutta la vita il figlio con un nome imposto dall'altro. Invece così hanno fatto contenti tutti, tranne mio nonno, che ovviamente si è ritrovato questo nome, però alla fine insomma se ne è fatto una ragione. E queste storie sono tutte storie della mia famiglia. Il Canti della TV Rotta nasce dal fatto di come sono nato io come scrittore, cioè da bambino. Un giorno a casa della mia nonna c'era da lei la televisione si è rotta, era di produzione sovietica, come tutti gli elettrodomestici a casa nostra. Il pezzo di ricambio doveva arrivare da oltre cortina, quindi ci avrebbe messo una vita la cortina di ferro. E nel frattempo, senza televisione, non sapevamo che fare, mia nonna una sera mi mette sul mobile della televisione vuoto e mi dice: dai, racconta qualcosa, stasera la televisione sei tu. E io comincio a raccontare, pensando di non sapere cose, invece cominciavo a raccontare cose di casa, vedevo l'emozione che suscitavano, ho imparato un po' a raccontarle e da lì è nata la voglia di raccontare. Ma secondo me i romanzi, tutto quanto, sono un'estensione, un'evoluzione di quella cosa che era quella che in Toscana si chiamava il veglio, ed era trovarsi dopo cena, dopo il lavoro nei campi, e non c'era la televisione, non c'era nulla, uno che sapeva raccontare un po' meglio degli altri, o che magari era stato, che ne so, nel comune accanto, che all'epoca era una cosa già prodigiosa, raccontava quello che aveva visto, quello che sapeva, e le persone ascoltavano. E per me quella è la grande nascita delle storie.
Sì, è vero, è l'origine proprio della narrazione, i racconti fatti attorno al camino, quando la televisione non c'era. Comunque, sono sicuro che ora, qua, anche per tutti i nostri ascoltatori, quando sentiranno la parola genio, gli viene in mente a Rolando, perché è straordinaria questa similitudine e davvero spiega bene, con grande efficacia, cosa è il genio. Senti Fabio, prima di salutarti, io ti chiedo un altro breve racconto perché quando l'ho ascoltato è veramente ha in sé la poesia vera, che è come ha conquistato, come tuo nonno ha conquistato tua nonna. È un racconto, ecco, a Rolando rappresenta la costruzione del nome Il Genio, questo racconto che ascolterete ora rappresenta la poesia, c'è tutta la poesia popolare dentro. Mi fa piacere che me lo dice, è la storia vera di come mio nonno ha conquistato mia nonna. Mio nonno faceva il barbiere e la mia nonna aveva 18 anni e lavorava in uno di quei negozietti che ci sono qua, e sono della Versilia, di quei posti che ci sono sulla costa, quando c'erano pochi negozi e quindi dovevano vendere tutto per pochi negozi. Quindi vendeva piatti, bicchieri, pentole, saponi, canotti, ciabatte, tutto. E quindi per mio nonno era semplice ogni giorno andare e chiedere qualcosa di diverso con la scusa di quella cosa lì, ma in realtà voleva vedere mia nonna. E piano piano era nato, erano altri tempi, le cose, non c'erano i social, non c'erano questi messaggi, le faccine ammiccanti, e dovevi incontrarti. Andava là, si davano del lei. Ormai mia nonna era invaghita di questo giovane di belle maniere, mio nonno era invaghitissimo di lei. Un giorno entra dentro e lei, felice di vederlo come al solito, lei dice: sì, signorina, oggi però mi servirebbe un suo parere, un suo consiglio. Ah, prego, se posso. Beh, io oggi avrei bisogno di una carta da lettere e di una busta, però vorrei sapere da lei qual è la migliore. E lei gli tira fuori quello che ha. Sono cinque tipi di buste e lettere diversi. E lei dice: beh, la migliore dipende per cosa serve, se è una lettera di lavoro, se è una lettera a un amico, se è purtroppo per condoglianze o cose del genere. No, no, è un'occasione molto lieta, devo scrivere una lettera d'amore alla mia fidanzata. E mia nonna ovviamente crolla. E mi raccontava, lei comincia a fissare il banco di legno, cattivissima, nervosissima, e deve scegliere lei addirittura la carta per questa lettera a un'altra. E lei mi ha sempre detto: ho scelto la carta più brutta, più vecchia, più ammuffita, più sbagliata, giusta, perfetta per quella zoccola che si sarebbe letta la lettera, così mi diceva lei. Gliela dà, mio nonno dice: ma è sicura, proprio questa? Sì, ma mi sembra un po' sicura. Le dico di sì, è perfetta. Ah, benissimo, lui paga quel poco che costava, lei ancora a fissare il legno del banco e vede che però lui non se ne va e dice senza guardarlo: serve altro? E mio nonno dice: certo che mi serve altro, signorina, mi serve il suo indirizzo, se no come gliela spedisco io questa lettera? Mio nonno ovviamente crolla e si abbraccia con quest'uomo, e questa che è una storia credo bella, è la storia di come mio nonno ha conquistato mia nonna. Ma tutti noi abbiamo una storia del genere, forse non la sappiamo, che è la storia di come suo nonno ha conquistato sua nonna, e senza quella noi non saremmo qui. Per quello noi siamo figli delle storie. Delle volte diciamo ai bambini: ma queste sono storie, storie, come se le storie. Io non ho mai capito come si fa a mettere solo davanti alla parola storie. Le storie sono la cosa più grande che c'è. Noi siamo i figli delle storie, siamo i figli di come il nostro nonno ha conquistato nostra nonna o viceversa, di come il nostro padre ha conosciuto nostra madre, di come sono sopravvissute alle guerre mondiali. Perché altrimenti noi non saremmo qui. Le storie sono la cosa più importante che abbiamo. Più dell'economia, più della politica, più di questi giochi che noi usiamo per riempirci la vita quando non sappiamo fare di meglio, però le storie sono i nostri genitori. Bella davvero la riflessione perché riporta al centro il tema della narrazione e del racconto orale che giustamente si tramanda di generazione in generazione. Come dicevo all'inizio, sono le singole storie particolari quelle che creano poi la storia collettiva, dai piccoli e straordinari esempi, cioè quello che ha raccontato ora Fabio Genovesi di questo corteggiamento da altri tempi, però è meraviglioso, c'è tutta davvero non solo la narrazione, ma tutta la poesia popolare all'interno di quel racconto. E allora io intanto ringrazio Fabio Genovesi, vi rifaccio vedere il libro di Fabio che
ha al suo interno tante storie, solo come Fabio Genovesi riesce a scrivere e a raccontare, come avete sentito. Io chiudo con una citazione che rubo a Fabio Genovesi, ed è la citazione di quello che lui ha definito in alcune interviste uno dei suoi maestri, tale Luciano Rossi. Luciano Rossi è un raccontatore, come dice Fabio Genovesi, incredibile, raccontatore popolare, che diventa poi amico, insomma, di Fabio Genovesi, e più anziano, molto anziano, in punto di morte, insomma, lascia in eredità a Fabio Genovesi, come ha raccontato lui più volte, un epistolario. In questo epistolario ci sono due cartoline, e ce n'è una che Fabio Genovesi ha definito la sintesi del racconto, la sintesi della narrazione. Ed è una cartolina da un fantomatico fronte, perché non c'era mai stato Luciano Rossi al fronte, però diceva di esserci stato, come diceva di essere stato un campione italiano di pugilato, a volte anche campione mondiale, insomma aveva la capacità di raccontare che andava oltre l'importanza se fosse vero o no, era la capacità del racconto che aveva. Ebbene, in questa cartolina che lui spedisce, datata 1943, appunto da un fantomatico fronte, lui scrive: Maria, virgola, vado con le altre, ma penso a te. E questa è, come ha detto altre volte Fabio Genovesi, la sintesi del racconto. Maria, intanto ti porto a me, vado con le altre, devo dire una triste realtà, ma penso a te, e si chiude con, tra virgolette, il lieto fine. Spero, come dire, a Fabio sia piaciuta questa citazione che io ho ascoltato con, non solo con divertimento, ma con profondità, perché queste sono le storie, come dicevi, che poi rimangono e che diventano importanti per tutti noi. Fabio, grazie davvero, è stato un piacere, un onore averti qua con noi, a dimostrazione ancora della tua straordinaria capacità. Grazie davvero, Fabio. È stato un piacere per me davvero, e grazie a voi, è sempre bello trovarci fra appassionati delle cose che appassionano. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie a Fabio, all'appuntamento alla prossima per i nostri ascoltatori con Ci sono sempre parole, il programma del MUDEV. Ciao.